Un display è un full box, brother, ma io credo che in realtà ho voglia di aprire qualcosa di bello per coronare una bella serata. C'ho voglia di aprire quel colpo fusione che è arrivato oggi, ragazzi. Colpo fusione mai aperto, tra l'altro, in stream, capito? E te voglio dire, quello è mi casa. Allora, so 35 pacchi di colpo fusione. Questi voglio aprire oggi. Ah, quelli di oggi? Voglio aprire Oh, 35 di questi. curioso. Ah, raga, preferite colpo fusione? No, vabbè, ma non preferite anche. Ah, io voglio colpo fusione, vaffanculo, va. 35 pacchi di colpo fusione, voglio vedere se riesco a trovare Gengar o l'Espion o roba del genere. Ho comprato 35 Pokéball Tin e quindi praticamente sono 35 pacchi di colpo fusione. Erano dentro ste Pokéball Tin c'era colpo fusione, astri lucenti e lucentezza siderale. Ne ho comprate 35, quindi sono 35 pacchi di tutte, capito che te voglio dire? Cazzo, che bel set, zio. Quali sono gli artwork? Mew, Genesect, solo tre? No, c'è pure Boltound, vedi? Sono sempre quattro. Se può trovare d'alternative belle c'è Mew sia alternative base che VMAX. C'è Gengar VMAX, che è quello che ci ho gradato, che mi hanno regalato i ragazzi, che è una manata. C'è Espeon VMAX alternative, c'è Genesect alternative, c'è Celebi alternative, che ho già trovato. Speriamo di trovare qualcosa di simpatico. Andiamo col primo, ragazzi. È un bel contenuto sto cazzo di colpo. Frater Gengar, che c'ho dietro di te. Oh, ho visto il codice ed iniziamo subito con un codice nero, gasato, eh. Quanto costa quel Gengar? Quel Gengar, frate, costa almeno 2,5-300. Costa più del Lugia di ieri. Andiamo, ragazzi. Questo qua, che poi, tra l'altro, è la prima volta che lo sbusto in stream da quando ho ricominciato a sbustare carte Pokémon, eh. Questo qua è un set che costa un bordello, raga, ma i drop sono molto complicati perché non ha una bella V per iniziare, ragazzi. Un bel Brilum V. Forse posso zoomare un po' di più. Speriamo che droppi, perché in realtà è che ha un altro codice nero, bro. Ah, bro. Ma non è che ste tin dei Pokéball qua so God? Vai. Ah, perché secondo me colpo fusione ormai è in sbusta. Cioè, sto roba è insbustabile, raga. Se volete comprarvi i display. Cioè, comprare il display di sto coso è proprio stupido. Ah, è una holo. Vabbè, Feraligator, bello. E tipo, è incomprabile un display di sto cazzo di colpo fusione. Costa tipo 4,80. Ah, 3,80. Ah, ok. Dai, dacci sto Gengar, raga, che faccio scoppiare sta casa, porco zio. Faccio un macello se trovo Gengar. Basculin, Arrokuda, bel Claydol, non olo. Ma fammi vedere se il due codice era. pacchetti, forse tre. Forse sono tutti neri. Sì, no, il codice mi sa che è sempre nero, ragazzi. Ok, gasa. Sempre nero, allora regà, lo posso girare così sempre. Buono che se. Bene che sia sempre nero, almeno non abbiamo spoiler. Piglia mosche, energia, Turtonator. Oh, qui c'è una luce strana là sopra, eh. Oh. Qua la luce a me non mi pare. A me mi pare una VMAX. Occhio, regà, mi pare una VMAX. Occhio. È vero, c'hai ragione. Occhio. Shelmet, Pussol, Blissey. Vero, Allora, c'è se qua è confusione. grigio, È il bordo degli aerei. è nero. Cioè, è una VMAX normale. Non è una VMAX alternative oppure una Hyper. È una Gengar, VMAX e com'è fatta basta. nella parte bassa? Oh, Oh, bellino. bello. Bellino. Ah, c'è anche Inteleon Ah, VMAX Alternative qua dentro. Vabbè, una VMAX normale ce la famo andare bene per iniziare, ragazzi. Dai, stiamo al quarto pacchetto. Abbiamo droppato una VMAX. Una holo. Non male, non male, non male. Dei pacchetti di colpo fusione l'ho visti da un cinese a un euro. Beh, non so quanto. Vabbè, in caso compra, li poi al massimo so farsi, capito? E te voglio dire. Namo. Carino quell'Inteleon. C'ha un. Ti sei trovato da solo, sì. Ma c'ha un alternative Inteleon. Penso che sia in questo set, vero, regà? Me confermate? Klefki. Kangaskhan. Sì, è vero, pare che mi è stata a fare una chiusa, ragazzi. Facciamo un quick pack. Quick pack, boys. Eh sì, ci vuole ogni tanto, bro. Azumarill. Questo inquadrato sembri circondato dai giganti colossali. Metti la colonna d'attacco con Titans, ragazzi, porco. No, il Mega Pack no, broderone. Il Mega Pack su sti pacchi qua non si può fare. Se ce ne avessi di più, volentieri, ma sono solo 35.
poi ci rimane Origine, ci rimane Astri e ci rimane Lucentezza. Baltoi. Bello. Una bella V. Greninja. Bello Greninja, Greninja spacca, dai. Oh, ammazza, però... Per ora stanno droppando, guarda che questo non è un display che generalmente droppa più di tanto da quello che so. Cioè praticamente io, raga, vi faccio... Allora, io ho pagato 540 euro, 35 Pokéball Teen, che dentro hanno colpo fusione, astri lucenti e lucentezza siderale. E ho pagato 15 euro a Pokéball. Esatto. E praticamente uno dei box è come se fosse stato gratis. Esatto. Uno dei tre display era come gratis. Cioè non colpo fusione. Tipo che ne so, lucentezza siderale era gratis. Se io andavo a comprare tutti e tre i display. Ma pure lì, ragazzi, in piedi. Bro, dietro c'è, ci sta. No, la sagra da sedia, cioè, voglio dire. Da sopra, loro stanno, guarda. Come no? Mi sarei alzato se ci avessi avuto la sedia. Esatto. Ma infatti, sì, cioè, non è che. Fatti i cazzi tu, pelato. Sì, Sleepid. Cazzo di prezzo, sfocato. Maractus. Però quei box hai drop assicurati. Ma il fatto è che i drop assicurati, frate, non sempre sono un bene, a mio avviso i drop assicurati non sempre sono un bene. Anzi, ti dico la verità, in set tipo colpo fusione e evoluzioni etere, boh, è quasi meglio non avercelo il drop assicurato. Perché tanto, cioè, sono talmente tanto gambling sti cazzo di box ormai. Uno è che sono incomprabili. Due, Gengar. Porcazzo. Lo apri in pacco, credo. Chi è questo? Sono qui. Tieni. Ma infatti le Pokéball sono bellissime. Cioè, mo ne ho prese 35. Io probabilmente di molte ne farò i giveaway. Le autografo e faccio i giveaway a voi. Energia dalla Lazio. Ballerina sesso. Azzano ballerina. Pangoro e panghettone, eh? No! No! Dayum! Erba ragunda. Nubul. Yaudud. Questo potrei dire chi è, no? Ed è Zozzo. Uno dei Pokémon più brutti della storia. Sì. È quello dopo, non è questo. No, è quello dopo. Quello dopo. Dopo che questo. Poi c'è Swadon. Swadon. Un cazzo che scese frega, patato. Senti, Scorch. Vuoi aprire in pacco, Dani? No, apri te. Siamo al secondo. Ragazzi, speriamo. Ah, no, ok, quella prima. Ma avevo visto una roba sbucciata. Dio cane, già avevo rosicato. Dico, c'è qualcosa alla fine, bestemmio. Zaniolo. Corby Squire. Barracuda qua. Snowbull. Geobro. Pacco di prima. Sisliped. Klefki. Persian. E ti becchi Latios. Bello, dai, famo che la teoria mia non c'ha senso, va. E mi dite il nome di questo Pokémon? No. Ok, perfetto, andiamo avanti. Fosco, scambiatore. Mi dite che cosa si è scambiato, ragazzi? Una Pokéball con una Pokéball. Ok, meno male. Vulu, Pancham, Darukuma, Indidi, Kangaskhan. E Acelgovar. Oh, Dash and Drop, i mortangurelli tuoi. Quello portoghese. Masticato, ma che cazzo è combinato? Non è masticato. No. È semplicemente staccato con le dita, brother. Non è, cioè, masticato, ragazzi. Però lo stacchi con le dita, non è che lo mastichi. Cioè, non so tua madre, cioè, capito? Te voglio dire. Vampur, Sewaddle, no, no! Shroomish. No, oh, un'altra V. Madonna. Ma... Ah, no, ok, ci ha dato, cioè, vedi, V, Max e V. Vabbè, vabbè. E mo l'alternative, dai, almeno una daccela, cazzo. Serve Mollura che sceglie il pacco, regà, qua in mezzo. Mollura deve scegliere il pacco. Sì, tocca chiamarlo. Olucia, Lapras, Pampur, Sewaddle, Skarmory, Jinx. No, Mantin, Drillbur, Cursola. La sapete la storia di Cursola? No. Cioè, Cursola inizialmente era un cristallo bello, sorridente, bel rosa. Col tempo i mari, essendosi inquinati, hanno cambiato Cursula facendolo diventare cioè, com'è quella, no? Ghost nel gioco. Perché i mari, essendo inquinati, vedi, lui è diventato triste e morto, capito? Devi fare la magia. Sì, devi scegliere un pacco. Vabbè, ma l'ho già visto, zio, questo qua. Ne sai? È questo qui il pacco buono.
L'hai toccato, l'hai pure benedetto, l'hai mirato. Se c'è qualcosa mi spavento. Se c'è qualcosa mi spavento davvero, però ti dico la verità. Vulu, Pancham, Darugama, Ndidi, Growlit, Maril, Grumble. Bello voto come set. Vediamo quello di Fabio, bro. Questo è il Gengar che si può trovare. Frate. L'Astro Gengar. Dimmi, perché noi lo chiamiamo quello di Astro World? Sembra la cosa di Travis Scott. È vero? È bellissimo. Poi c'è un Espeon anche incredibile. C'è un Espeon che è assurdo. Questa è tutta sbeccata, raga. Sarà proprio Gengar. Se è una carta buona, porco due, speriamo di no, ti dica la verità. No, Corvi, Squire, Klefki, Trubbish, Totodile, Fantump. Bellissimo sto Snorlax. Un bello studente. Mamma mia, Arachnid. Però ho preso lo studente. Bro, dentro Mew c'è Mew. Mew chiama Mew? Magari. Namo? Sì, mi pur. Pigliamo. Ragazzi, noi andiamo. Bro? È colored, eh? Pari una VMAX. Alternative? Non lo so, alternative se vede solo da sotto. Una VMAX è una VMAX. Vulpix, Meltan, Toxel, Swadloon. Mi pare normale, mi pare una VMAX reg. Non lo so, eh. È una regular VMAX. Non lo so, bro, non lo so. Perché è nero, capito? È nero, deve essere grigio. TT2 la mattina, ragazzi. Cioè... è tuo? Un pacco? Certo che puoi, Ditti. Per ora, sì, vabbè, per ora 5 drop, vero? Questo è poche shiny. Questo metodo nuovo, Ditti, mi fa impazzire. È fantastico. Che bello. Guarda che pulizia, ragazzi. Sei nato per fare questo, brother. Tenere più dritte quelle, poi è per destra. Che dietro a me non me va. Pare voto. Me pare voto. Voto frace. Vabbè, però è una holo, dai, una holo, dai, dai. Carina, sempre sto cazzo di righette di holo, veramente una merda. Ma chi l'ha disegnata? Pokémon Company. Sono d'accordo. Se da un gredano, frate. Perfetto. Ah, oba. Oh, ma ne sai, eh? Si è visto tipo tutto il pacco. Non è vero, perché manca ancora l'ultima. L'ultima non si è vista, capito? Ivi. Sì, no, al bordo giallo. È gialla, eh. È gialla. Allora salamo dritta in petto. Ah, c'è il gore. Cazzo. Mi dà un'alternative, mi fa sognare. Però senza Madonna, quanto è storta sta carta. È storta, no, ma... no, ma è enorme, frate. Ma, sì, è un ma che è un quadro sta carta? Guarda se a lui no, mi pare un cazzo. Bello, Sligo. Dupider, Miao, Onix, Chuetol, Shroomish, Charjabug. Mamma, che brutto Pokémon. Meno male che ne era un cazzo, frate. Charjabug, top 5 Pokémon più inutili di sempre. Veramente brutto, ti dico la verità. Orrendo. Pansage, Vulu, Pancham, Darumaka, Ndidi, Trevenant. Una V. Una regular V, ragazzi. Dodrio. Peccato, non ci sta dando niente di eccezionale. Ci sta dando solo V e VMAX. Che non... almeno la VMAX droppa c'è l'alternative, oppure Hyper, cioè a sto punto va bene pure un Hyper, bro. Mamma mia, frate, sto pacco di Gengar pare insane. Ma solitamente Gengar ti chiama Gengar, eh? Gengar chiama Gengar, io ci credo a ste cose. Non ci credo più, bro. Non ho visto bordi fosforescenti simpatici. Cadroia, oh, a colpi! Però mi fa de piasse in corpo fusione, de piasse. Palinx, Morpego, Smergol, Quillfish, Dynamo, Chicco, Spighetto e Maisello. Ma che cazzo? Mamma mia, signori, male. Dai, ci serve una piccola alternativa, dai, una piccola alternativa, bro. Qui qualcosa alla fine c'è, ma dobbiamo capire che cos'è, se è una vita è merda o no. Valtoi. È una Vider, cazzo. È il Gengarone V. È la Gengar chiama Gengar? No, cazzo il V. Vabbè. Vabbè. Speriamo che ci abbia voglia di uscire. Cioè, 10 pacchi, ma ne basta uno. Bravo, capito?
Dai, faccio un back to back drop almeno, per favore. Metapod, Persian. Oh, c'è qualcosa. Forse è un bordo grigio, mi pare, eh. Potrebbe essere interessante un bordo grigio, in realtà. Ti dico la verità. Morpeko. Gratta? Qua, allora, questa potrebbe essere un alternative. Però come alternative... Allora, qui ci sono anche le full art, credo. Allora, come alternative di queste abbiamo Mew, abbiamo Genesect, abbiamo Celebi. No, Espeon no. Espeon è VMAX alternative. Speriamo Mew, perché Celebi già ce l'ho, però... Oddio, sì, è un alternative, però. È un alternative. È un alternative. Godo, ragazzi, non mi sembra una full art. Madonna, ma è centrata da... No, c'è... sì, ma quanto è decentrato! No, ma porca madosca! No, ma questa è la carta più decentrata che... Ragazzi! Ma è anche bellissima! Sì, ma è la cosa più decentrata che io abbia mai visto nella mia vita, bro! No, dai, ma... Ma chi cazzo l'ha stampata, sta roba? Questo è brutto. Questo è un bel 10, però aspetta, però aspetta, scusami, non è considerabile un errore di stampa? No, è proprio... È proprio brutta! Vabbè, però è un'alternative, dai, un'alternative in 35 pacchi, secondo me, dentro un display non la trovavi. Ti dico la verità, considerando che il fazzone, tipo, aveva iniziato a sbustare Pokémon con un display di colpo fusione, dentro ci ha trovato solo merda, ha detto no, vaffanculo ai Pokémon, ne voglio più. Quindi va bene. Cazzo, però a sto punto preferivo Mew, perché almeno non ce l'avevo. Però, regà, cioè, la cosa bella dei pacchi sfusi è che tu l'alternative hai trovata, no? Ne puoi adesso potrebbe esserci un'alternative a pacco, cosa improbabile, però può succedere, capito? Ti voglio dire. Potrebbe essere veramente... Ho capito finalmente cosa significa decentrata, cazzo, con questa era difficile non capirlo, guarda che roba. Mamma, no, raga, porco zio, questa è veramente male, eh. Male, 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 raga. Oh! Dov'è il Gengar? No, no, l'ha posato. Non lo guardate. Ok. Qui c'è una VMAX, sicura al 100%. Potrebbe anche essere non quello non alternative. No, noi vogliamo quell'alternative. Ovviamente. A noi non ce ne frega un cazzo delle VMAX normali. A noi vogliamo il bordo grigio. Porco. No, no. Non lo so. Mi sembra. No, è nero? È nero, eh? Mi pare nero. Boltound VMAX, ragazzi. Porca troia. Vabbè, buono, buono, buono. Mannaggia, quel bordo grigio delle VMAX è introvabile, ragazzi. Per capire se c'è qualcosa nel pacco, lo capite come è centrato. Questa è centrata in merda, c'è qualcosa? Vediamo. Ah, bro, mi pare di aver... No, mi pare di no, dai. Studente, Chicco, Gliscor, Grubin, Rotom, Smergol, Carvagna, sto coglione, Trabish, Virizion. Allora, vai. C'è alternative al workout. Alternative è più di un workout, dai. A prescindere, cioè. Morpeko, per quanto è raro trovarle. Toxel, Melotta, Diletta, Melotta, Meloetta, poi poverino. Namo. Bau. Dreadnought. Sligo. Gligar, Slugma, Skitty, Phalanx, Chuetol, Onix, Melmetal, Holo. Dai, un ultimo drop, signor colpo fusione, per favore. Un ultimo drop caserebbe qui a casa. Fai il bravo. Corvisquire, Shanna, Maguida, Rockidi, Darumaga, Sislipid, Stuffull, Clamperl, la fica Cloyster, ragazzi. Ultimi due pacchi, signori. Namo. L'energia è tutta centratissima. Energia è, fratello, la cosa più centrata della storia. Skate Park, Pampadu, Eevee, Shinx, Shelmet, Drillbur, Gumi. È una V, ragazzi. Cinderace V. Vabbè, un'alternative però è stata trovata. Non me posso lamentare. Ma infatti non me posso lamentare, bro. Non me posso lamentare. 10 drop, eh? Un set in display di colpo fusione garantite, sono 7. L'ultimo, fratello. Lastone, ragazzi. Guanti spugnosi, Corvisquire, Sunslash, Smergol,
Quillfish, Dynamo, Miao, Gossifleur, Growlit e mia madre. E Lux Ray, ragazzi. Se finisce con Lux Ray. Vabbè, ragazzi, dai, per me se siamo fatti pure un buon mallo. Mamma mia, ragazzi, che schifo. Ma questa è una cosa disgustosa, bro. Guarda quanto è decentrata sta roba, raga. Cioè, è veramente imbarazzante. Comunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beh, ragazzi, dai, potevo andare peggio. Potevamo non trovare l'alternative di Celebi, se ci pensi. 10 drop su 35 pacchi. De colpo fusione, che è un'espansione veramente complicata. Perché è un'espansione complicata, c'è poco da fa. È ottimo. Noi abbiamo pure da aprire altri 35 de ste Pokeball Team. Ci abbiamo da aprire 35 pacchi di lucentezza siderale, sperando di trovare Machamp napoletano. E poi astri lucenti, sperando di trovare l'Arceus, perché Charizard io già l'ho trovato.